scuso delle menti, sono tanti che adesso sostengono in versione max, per sentire la colonna leggermente in trazione. Thank you.
sosterna e sollevo. Cerco di portare i gomiti a terra, adesso che riesco.
programma destro in alto, dietro, teniamo la massima accosciata, tutte e due le mani dietro, ginocchio destro. Per spalle le mani sono aperte, tiro le dita dei piedi con flessione dorsale, cerco la trazione dietro, la coscia la tengo. Grazie. E buon ritardo. Bene, ma non voglio essere confumato. Perfetto. Grazie, sono lo stesso. Caviglia, questa è tutta molto carina. E prendiamo l'avampiede almeno con la mano destra, se usciamo con tutti e due, altrimenti con la mano sinistra teniamo il ginocchio per aumentare la prossima crociata, quindi la zona lombare che non è bene appoggiata a terra, oppure spingiamo dal ginocchio leggermente senza forzare per aumentare la tensione dietro la coscia destra. Rilassate il piede destro, quando siamo in massima incosciata, quindi il ginocchio destro vicino al petto, dovete fare in modo che la schiena rimanga allungata a terra. Caviglia. Thank you.
veloce, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, braccio fuori allo stesso delle spalle, salgono vicino ai gruppi, le gambe sono leggermente divaricate, scendo con un ginocchio dentro l'altro, fino a raggiungiamo la trazione completa, scendo, diciamo che ogni volta che scendete potete inspirare, ogni volta che scendete dall'altra parte o passate per il centro potete espirare. Poco
spingimento verso l'utente fino alla schiena a terra. Questa è la piramide di tutte le trazioni essenziali per evitare di camminare con la colonna a chiocciola prima ci si sveglia la mattina. L'ideale sarebbe mettere sulla parte di inversione che si vi faccio vedere. Scendo, apro i gomiti, inspiro e chiudo. L'ultimo apro il mondo che tengo la schiena della terra. Sentite che in questa posizione con la schiena appoggiata e i gomiti a terra, il carico tracico, se voi respirate in profondità, si apre completamente. E chiudo. Fino a che l'addome non si protrae leggermente per contenere il movimento.
quello che chiede di andare in avanti, quando sollevo e stendo la gamba, il ginocchio spinge il fuoco verso il petto, ma la gamba si stende completamente, una bella espressione. Quando sollevo e stendo, tiro le dita dei piedi verso la mia faccia, espiro, stringo gli addominali e torno. Ok? Questo è l'esercizio descritto nei miei in particolare. Ogni cosa va descritta, visualizzata. La visualizzazione è importante per capire l'importanza dell'esercizio. Ve lo citate. Uno, fa, due, tre. Ok. È importante poi che dopo un po' cominciate a sentire la parte centrale del quale scelte il vasto mediale, poi leggermente l'interno coscia. Inspiro, espiro. Ok, anche se avete le scarpe, il piede si muove sempre. Thank you.
7, 8, ancora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e stop, prendiamo il ginocchio, puntiamo il braccio, ho sbagliato, tensi, scendo, oscillo, facciamo una fila, 8, 7, 6, 5, 4, oscillazione è dall'alto passo, piccola e veloce, controllata. L'obiettivo è aumentare la contrazione respirando fondo. La crescita del terzo fascio con tutti i piedi dell'inviato. 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e all'ultimo. Questi sono tipici della nostra classica. Dell'inizio è inizio riscaldamento, controllo del proprio corpo, si fanno anche i piedi, quindi non completamente in scarico, ma sempre in ogni caso in carico naturale. Carichiamo leggermente le gambe, portiamo i talloni vicini ai glutei e appoggiamo sull'avampiede. Le braccia dietro, allungate a terra, inspiro, chiudo, espiro. Inspiro, apro bene, espiro. Inspiro, 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 inspiro. Adesso facciamo degli esercizi di controllo del bacino. Vado prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. 1, appoggio, 2, appoggio, 3. Inspiro, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, mani dietro la nuca. Adesso ci solleviamo, mi raccomando perché questo è un errore che fate quasi tutti, le mani servono, io in realtà così sono talmente contratta che sono sulla sola, la schiena è appoggiata alla terra. Purtroppo però ho il piede così, perché partire con una leggera intramontazione, scoliosi, lordosi, iperlordosi, l'arco spilente, la postura, le cose, il collo, eccetera. Quindi quando vi sollevate voi fate questo, ok? Mi fa male il collo. Allora, le mani vanno messe. Io non me la sento di dirvi di farlo senza, perché è uno scempio, vi fate male all'inizio. Comunque, vi fate tirare una, due, tre volte alla settimana, comunque bisogna essere abituatissimi a stare con il proprio corpo in maniera da conoscerlo, appunto tale da sapere che non ci fa male, e non ci piace. Ma è sotto la nuca, sotto sotto, così, in maniera tale da aiutarsi ad avvicinare la parte alta per avvicinare la parte bassa. Ok, è lo stesso esercizio, solo che quando saliamo innanzitutto facciamo solo per 8 volte con i piedi appoggiati, dopodiché risolviamo leggermente, in maniera tale che la vostra è questo,
apro, chiudo, apro, chiudo. Vedete che è un'apertura a B, apro, posizione semineutra, richiudo, ma chiudo in maniera tale da avvicinare completamente la parte alta della spugna alla parte bassa e porto il braccio parallelo alla gamba. Ok, cominciamo con 8 con i piedi a terra. Ci siamo? Sollevatevi bene, avvicinate bene, vai. 1, giù, 2, seguiamo il tempo della musica, 3, giù, 4, inspiro, apro, 5, 6, 7, 8. Adesso sollevate i piedi da terra, in massima crociata, e vai, e 1, scendo, respiro, 2, scendo, respiro, 3, scendo, respiro, 4, scendo, respiro, 5, scendo, respiro, 6, scendo, respiro, 7, scendo, respiro, 8, scendo, respiro, 8, 7, 6, guardate che dovete scrivere, 5, 4, dovete spingere, 3, 2, 1, ancora, e 8, 7, 6, 5, se non è stato bene, se le vado di un centimetro, senza respirare non serve, lo dico. 5, 4, 3, 2, ultimo, e sole, sono bruciato, con le gambe a 90 gradi sulle cosce, con la testa, il tempo sullo vado, ci avviciniamo verso il finale, ok? Con la voce delle mani su con la bocca, sono veloce. Inspiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riuscito, e 1, 2, respiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, sento bene, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo avvicinato la parte bassa dell'addominale, la parte più alta e viceversa. Adesso con le mani dietro la bocca, ma sono in verso, ok? Le gambe sono ferme, il sollievo, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, adesso la vostra destra, 1, ricordate che in questo caso non sosteniamo la nuca, ma portiamo il petto verso il ginocchio, non il gomito, quindi siete, se lo faccio così, in 3D, ok? Petto ginocchio,
terzo ginocchio, altro, le gambe leggerissime, leggermente rilassate, respiramento, stanco, fare e fare. Andiamo dall'altra parte, e 8, 7, stringi forte, 7 stretto, respiro, 6, guardate che dovete sollevare, girare, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, aperto ginocchio. Torno, sollevo, giro, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, giro, torno, sollevo, destra, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiudo, scegli, oh, 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 inspiro e stop. Credo un altro, ma non è rilassato, avete abbandonato metà. Bene qua,
una giornata. Sì, se lasciate sentare i piedi così almeno li chiamo capire. Io mi hanno che ti attendo come un salonino. Quando arriviamo tutti lasciù lì. Ah, non sapevo che non lo fanno a piedi, siamo subito.